Ma questa conferenza stampa è stata voluta per dimostrare che il porto a livello di infrastrutture è già finito, tranne questi 200 metri lineari di banchina. Quello spiazzo verrà lo spiazzo che, dove quest'estate abbiamo organizzato il Festival Magna Grecia, verrà pavimentato. La recinzione sta per essere finita e ho voluto dimostrare che ormai il porto viene già utilizzato per le imbarcazioni, come si vede naturalmente e chiaramente. Con i 20 milioni invece verranno organizzati i servizi. Per servizi intendiamo il capannone per il messaggio, il capannone, la struttura per maestri d'ascia e le attività commerciali che devono nascere qui all'interno dello stesso porto. Però in attesa che arrivino questi finanziamenti noi abbiamo voluto che il porto cominciasse a funzionare. Adesso, finito questi lavori, allungheremo le banchine per permettere a 350 imbarcazioni di potersi attaccare e quindi tutto sommato quello che era considerata un'opera che aspettavamo da 30 anni è realizzata in tutto e per tutto. Mancano alcuni servizi a terra, ma questo non ci impedisce che il porto viene utilizzato perché è finito come infrastruttura. In più abbiamo avuto la notizia oggi di un finanziamento che abbiamo ottenuto dal CONI per quanto riguarda invece il circolo velico. Abbiamo avuto un finanziamento di 800.000 euro approvate, di cui il Comune dovrà aggiungere a questa cifra, dovrà partecipare, compartecipare per solo 60.000 euro, tutto il resto è contributo a fondo perduto. E questo ci permetterà di avere anche il circolo velico. I 20 milioni per completare il porto e comunque per appaltare la restante parte dei lavori sono ancora un punto interrogativo? Ancora stiamo aspettando questa rimodulazione dei fondi PAC della Regione Calabria, i tempi si stanno allungando, diciamo che è stato poco preciso il Presidente della Regione, però noi aspettiamo per vedere se entro fine anno riusciranno a sbloccarlo. Grazie.